Ciao a tutti, mi presento brevemente. Io sono Stefano Sbanchi, sono un architectural advisor del team Bloomix di Dublino ed ho un'esperienza pregressa di circa 10 anni come sviluppatore software e project manager in ambito di applicazioni web, desktop e architettura service. Linguaggi di programmazione con cui ho maggiormente lavorato sono fondamentalmente Java e C# per la parte con me. Ma mi piace molto imparare sempre nuove tecnologie ed usare nuovi linguaggi e framework, e il mondo di Bloomix per la parte web e mobile mi appassiona molto. L'agenda di questo webinar ve la presento brevemente, farò una demo in PHP, non so come creare una piccola applicazione web in PHP, e come fare un bind di un servizio di storage di dati, e poi vi mostrerò come fare, diciamo, il parsing della variabile lookup services, che è la variabile su cui vengono registrati, diciamo, tutti i parametri di accesso ai servizi. Vi mostrerò poi come collegarvi tramite un client MySQL alla base dati in modo di fare dati da lì, e successivamente vi mostrerò anche un servizio di auto-scaling. Detto questo, vi mostro direttamente la console Bloomix. Questa è la console. Io sono loggato sulla region UK EU, che è quella data center che c'è in Inghilterra. Sono data center su cui è possibile stare Bloomix, sono due, uno negli Stati Uniti e l'altro in Inghilterra. Appena vi loggate sulla console, sulla parte destra avete la parte, diciamo, inerente alla vostra, al vostro account, con anche gli avvisi, diciamo, di eventuali status della piattaforma. La vostra account è associata a una o più organizzazioni, ovvero di default sarà organizzata alla vostra organizzazione, su cui potete invitare altre persone in modo da lavorare sullo stesso account, oppure io, per esempio, faccio parte anche di altre organizzazioni perché sono stato invitato su altre organizzazioni. Per ogni organizzazione si può creare uno o più spazi. Gli spazi, dovete tenere presente, sono come degli ambienti di lavoro, ovvero appunto l'ambiente di sviluppo, l'ambiente di test e l'ambiente di sviluppo. In questo caso io creerò un nuovo spazio, che si chiamerà Webinar. E creerò un'app all'interno di questo webinar, di questo spazio. Potrete vedere, in realtà anche si possono scegliere, i linguaggi di programmazione sono molti: Java, Node.js, Go, PHP, Python, Ruby, ASP.NET 5, Xpages, che è la parte di Domino, IBM Domino. In questo caso io userò PHP. Inoltre potete anche sfruttare i runtime altri runtime della community o anche scrivere il vostro runtime. Una volta inserita l'applicazione, diciamo, viene deployata direttamente, uno schermo di un'applicazione PHP e viene fornito le istruzioni per connettersi all'ambiente di lavoro. In questo caso il step fondamentale è quello di scaricarsi la Cloud Foundry Command Line Interface, che è l'interfaccia della riga di comando e permette appunto di interagire con la piattaforma pubblica, permette di pubblicare l'applicazione. Io l'ho già installata, scarico lo scheletro dell'applicazione, me lo appoggio in una diretta. E lo estraggo dallo zio. Questi sono i sorgenti dell'applicazione, costituita appunto da una pagina PHP, delle immagini, una parte statica, un CSS, e molto fondamentale è questo qua, il manifest.html. È possibile lavorare sui sorgenti con un semplice editor di testo e poi da riga di comando fare push dell'applicazione, oppure si possono importare i sorgenti in un IDE, come per esempio
questo che ho fatto io, che ho già fatto, in Unide per aiutare appunto a facilitare l'operazione di debugging della nostra applicazione. Per quanto riguarda l'integrata invece di operare generalmente alcuni scheletri di applicazioni, per esempio quelli di Java, quando vengono scaricati hanno anche un file .project, che appunto, o per esempio quelli della parte ASP.NET 5 hanno anche file della solution, dove possono essere direttamente aperti con l'IDE, per esempio Visual Studio o Eclipse. Questi, il progetto per PHP, no, non è corredato, diciamo, da previsto da tutta un'idea specifica. Quello che ho fatto io è essendo portato nella directory, e adesso posso installare la pagina statica, non fa niente, c'è solo una linea dinamica, non ho capito che dice hello world, e io posso anche volendo avviare e vedere l'overview. Potrebbe stare dell'applicazione, mentre l'applicazione si riavvia un attimo, posso fare qualche modifica all'applicazione. Ok, l'applicazione è running e viene pubblicata sul dominio di domains.eu, web.php e il nome della mia applicazione. L'applicazione dice hello world. A questo punto, se torno sulla sezione start coding, seguo semplicemente i passi, posso andare sulla mia directory di lavoro, nelle auto, è la directory di HDDocs in cui ho portato nuovamente l'applicazione. Posso semplicemente mi connetto all'endpoint della region EU. Effetto login con la presenza. Questi programmi che sto seguendo chiamano i comandi della Cloud Foundry Command Line Interface, che è installato. Poi posso chiamare il comando cfpush specificando il nome dell'applicazione, o anche semplicemente dicendo cfpush, in quanto questo farà lo scan della mia directory corrente e andrà a cercare il file, molto importante file manifest.yml, che contiene informazioni appunto su come deployare l'applicazione, appunto il dominio EUGB, che è quello della console UK, il nome dell'applicazione webinar, il nome di questa direttiva host webinar.php è quello che verrà anteposto al dominio, la quota associata, quante istanze del runtime del server PHP avviare in caso una e quanto memoria locale. Queste sono le informazioni che sono riportate qui nella sezione overview. Io posso anche duplicare le istanze o assegnargli maggiore memoria. Inoltre, niente mi vieta di configurare il dominio in modo da assegnare da pubblicare l'applicazione su il vostro dominio di proprietà e non quello custom su il terzo livello di MyDomains. A questo punto vediamo se l'applicazione o quando ho cliccato sulla sua push è andata su, l'applicazione dovrebbe essersi aggiornata e infatti è variata. Quello che voglio mostrarvi ora è come associare anche, complicando un po' l'applicazione, un servizio database MySQL.
Richiesto di avviare l'applicazione. Sì, questa deve essere avviata. Nel frattempo torno sui miei sorgenti e li voglio compiere un po'. Innanzitutto faccio una pagina qui ci includerò degli ultimi periodici. Questa semplice pagina in cui semplicemente chiederò come direttivo server address l'indirizzo IP del server. Poi copierò quest'altro snippet di codice, effetto il parsing di questa variabile dall'ente VCAP service, stampo i valori di passo di username e le otto sono parametri per la conversione al servizio database e poi effetto degli statement SQL per creare una tabella, fare una insert e faccio poi una select e molti risultati interazionali al database. E poi ho aperto un altro snippet di codice in cui eseguo il log. Niente, mi chiede di avviare ovviamente il codice locale con il vostro server, la modalità preferita può essere Apache, io nel mio caso lavoro spesso con XAMPP, ora per brevità non lo faccio, semplicemente ripubblico l'applicazione modificata. Ecco l'applicazione, e di nuovo su, andiamo sulla sezione overview, dice la mia app non è running, restartiamo l'applicazione, ok, riapriamo l'applicazione, questa pagina naturalmente è rimasta invariata. Vado sulla parte check IP, determino il nome dell'host remoto dove è pubblicato l'Omix e l'indirizzo IP della macchina host che è del server interno in cui ho pubblicato l'Omix. Infatti, come potete notare, l'indirizzo esterno su cui è esposta la mia URL su cui è pubblicata l'applicazione non è il solito della macchina interna perché appunto, le macchine sono cluster di macchine virtuali dietro che escono soprattutto con il suo IP. Questo è l'IP conformato. L'applicazione è pubblicata, l'ho pubblicata io in un altro momento anche sulla console, sulla region US e quindi questa è l'altra indirizzo IP con cui esce. Faccio per spiegarmi meglio vedere il codice che sta chiamato. In un caso appunto ho disegnato la variabile server address e molto di più locale della macchina, mentre in un altro caso c'è il guest host my name della URL su cui è pubblicata l'applicazione. Per quanto riguarda il log, andiamo a chiamare più semplice scrittettino test log di B. Non dà niente a livello di front-end, però quello che è interessante vedere è chiamare il comando set logs e il nome dell'applicazione. Questo lo prenderà in tail la mia applicazione e io rifacendo un'altra chiamata posso vedere
il log avanzare. E analizzando bene ci sarà il log di errore PHP in message, cioè test error log, che è quello che vi comando che ho chiamato dalla mia pagina. Andiamo a vedere la pagina testdb.php. testdb.php effettua appunto il parsing della variabile ambiente VCAP service, che è quella riportata qui, come potete vedere, che sono le credenziali di accesso. Variabili in ambiente sono riportate anche nella sezione environment variable, VCAP service. Effettua il parsing ed estrae il nome del DB, l'host, la porta, la regione da usare, effettua la connessione. Non riesce ad effettuare la connessione perché il database già esiste, perché probabilmente avevo fatto una prova prima di questo, e poi inserisce i dati. Se io faccio altre chiamate verranno inseriti nuovi dati, cioè questi DM, Bloomix, Rocks, e chiudo la connessione. Ogni chiamata che faccio andrà in errore perché la tabella già esiste, ma fa l'inserimento. Potrei avviare l'applicazione locale. Naturalmente, allora, io mi serve esempio. Ok, ho avviato il messaggio locale. A questo punto posso chiamare sul localhost l'applicazione che si è adesso. PHP libri.php. testdb.php. Naturalmente mi fa un errore perché la variabile d'ambiente VCAP service non esiste e non riesce quindi a fare la connessione al DB. Io mi potrei impostare nel mio ambiente la variabile d'ambiente custom, oppure potrei semplicemente copiarmi il valore di connessione direttamente sul codice in modo temporaneo per avviare la connessione. Non è un ottimo modo di programmazione settarsi la variabile d'ambiente con il valore custom dell'ambiente del database stato sul sviluppo, e in ogni ambiente avere la propria base dati, base per test, per produzione e per sviluppo, direi è la cosa ideale. E questo si può fare anche appunto sfruttando la gestione dei vari spazi, come dicevo prima. Potrei sviluppare al locale attaccato alla base dati che pubblicano nell'ambiente dev di sviluppo, avere la propria creazione invece di test, che appunto la variabile di VCAP service relativa di test, o magari avere un'altra variabile dell'ambiente custom che mi dice in quale ambiente sono, in base a quello appunto la prima base dati dell'ambiente relativo, e lavorare appunto in parallelo avendo la creazione in produzione con la relativa base dati in produzione, in test con la relativa base dati in test, e in sviluppo con la relativa base di sviluppo, che magari posso usare anche dal locale per lavorare e sviluppare. In questo caso, se voglio avviare semplicemente l'applicazione locale, vi faccio vedere brevemente. Vi posso semplicemente copiare le credenziali. A questo punto uso direttamente i valori importati, posso rilanciare l'applicazione locale. Ok, rispetto alla connessione. Generalmente quasi tutte le basi dati
dei servizi presenti su Bloomix hanno la propria dashboard, la propria web interface, MySQL è un servizio esterno, non dà una propria dashboard dove si possono editare e vedere le performance e lo stato della base dati, ma non si possono editare tabelle e dati. C'è bisogno di un client. In questo caso io mi sono per esempio installato MySQL Workbench. Scusate, sto switchando tra un po' di schermate, era di molto la schermata di Workbench. Ecco, è il Workbench, è il client, mi connetto alla base dati. E posso per esempio anche lanciare le query manualmente e vedere gli inserimenti sono stati fatti sulla base dati, molto semplice, una tabella sola. Oppure da qui editare appunto, questo è il nome del database, e la tabella con il composto, un'altra tabella. Questo è tutto l'ambiente, diciamo, un po' di lavoro che uno si può costruire intorno a Bloomix. Tornando sul core Bloomix, nella parte di overview, questo è molto utile appunto per mantenere separati gli ambienti di sviluppo e per vedere come in poco tempo ho di fatto creato una applicazione crude con un'interfaccia grafica puerile, però io l'ho fatto in breve tempo. Potrei un altro servizio interessante a vedere è quello di DevOps nello specifico di autoscale. Cosa deve vedere? Il catalogo presenta tantissimi servizi, cioè servizi Watson, che servizi per la parte predittiva e cognitiva, per esempio per la servizio di riconoscimento speech to text o text to speech o riconoscimento di immagini, tutti i servizi per la parte mobile, per quanto riguarda il back-end, servizi di pushing, per esempio, servizi di DevOps, Continuous Integration e Continuous Delivery, questo è il servizio di autoscaling che adesso aggiungerò. Ci sono poi tutta una serie di servizi che permettono di collegare l'applicazione nei vari ambienti, appunto, nei vari spazi, test, dev e produzione, e gestire appunto il flusso di auto delivery diciamo, lungo la filiera di, degli ambienti. Nella sezione web application ci sono servizi a supporto dell'applicazione web, vale per esempio data caching, servizio per le code MQ o servizi di workflow per creare applicazioni basate su un flusso di steps. Nella parte integration ci sono servizi per connettere e fare tunneling della vostra applicazione che è postata su Bloomix nella vostra rete privata, ovvero mi spiego meglio, per esempio se volete, avete una base dati dedicata e volete mantenere la vostra azienda, o per esempio un servizio SAP, potete collegarlo e esporlo sulla vostra applicazione stata un Bloomix e avete un servizio. Nella parte di data in analytics sono servizi database, tecnicamente sì, database relazionale più vicino, sono il database che è un'istanza di DB2 o ClearDB che è l'istanza di MySQL che ho usato oggi. Oppure ci sono servizi per la parte di NoSQL, CloudAlt e Object Storage. Nella sezione di page ci sono qualche servizio in meno rispetto alla console IIS. E inoltre ci sono un sacco di servizi in parte analytics per la parte di social, inserito Twitter, per esempio realizzare e fare ricerche sulla base di dati,
mista di tutto, servizi di data servizio, come si può usare da non, e servizi per la gestione di smart device. Come torniamo a quello che stiamo facendo, ovvero aggiungere il servizio di DevOps, vediamo perché. Questo servizio ti permette di impostare delle policy di scaling che sono in base all'utilizzo che viene fatto sull'applicazione, in base al numero di chiamate che avvengono sull'applicazione, quindi utilizzeranno più o meno memoria sulla macchina virtuale. È possibile duplicare e fare scale up e scale down delle istanze del server da runtime, in totale di server. Ok, andiamo delle stage. Se vado alla sezione autoscaling, posso creare l'autoscaling policy e, per esempio, sia come metria sulla memoria, se per capire più sulla memoria, per Java, per esempio, cioè anche specificare come utilizzo non tanto la memoria della scelta, ma anche l'utilizzo del IF, per esempio, può stabilire una policy per cui se la memoria utilizzo la memoria media c'è il 80% aumento di una o più istanze, se invece l'utilizzo della memoria scende sotto il 80% posso scendere varie delle istanze. A questo punto la policy è creata. Nella sezione Edit Statistics posso vedere l'andamento medio dell'utilizzo della memoria della mia applicazione e posso vedere anche lo schema di scheda. Con le slide. Allora, vi ho fatto vedere brevemente come creare un'applicazione, come crearla sull'ambiente locale e come poter gestire l'eventuale connessione con un servizio di database nei vari ambienti. Locale, ambiente primo di sviluppo, di test e di produzione. Ci sono domande? Ci potete alzare la mano? Avete il tastino? Oppure mi potete anche scrivere. Questi vi lascio qui nei recapiti per email e in modo che possa vi rispondo a tutte le domande. Devo controllare se qualcuno di voi ha fatto domande. La gestione delle dipendenze per quanto riguarda il runtime per capire è una cosa un po' subito, ovvero a runtime vengono installati le PHP extension, i moduli nel server Apache faccio su Google, sì, controllando un file che in realtà non è un po' nascosto perché dentro non è il file composer JSON che è dentro l'architettura dell'applicazione, è inserito, deve essere creata questi directory bpconfig e all'interno di questo ci deve essere questo file option json. Questa è una configurazione proprio del runtime di Bloomix, per cui scusate, adesso questo file, in quest'altro nel mio caso io ho usato la PHP extension MySQL per collegarmi a MySQL e so che se non l'ho usato, l'ho usato per altre prove. Sono un po' nascosto. In altri casi invece, per esempio per altri runtime, quelli es possono gestire un file build XML, per esempio in Java, in quanto in Java c'è un'altra direttiva sul file YML che dice il WAR che deve essere
pubblicato sul server. Vediamo il file print XML, poi si stabilisce le librerie da inglobare all'interno del board. Se non ci sono altre domande, io chiudo qui il webinar, vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ci sono stati delle issue sull'audio, dopo all'ultimo momento non funzionava. Grazie per l'attenzione, e potete trovare tutti i webinar sempre nella sezione del sito dove vi siete registrati, e poi trovate anche le versioni registrate. Grazie a tutti, ciao, alla prossima volta.